a tutti ragazzi, siamo Sparks e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di una cosa particolare. Parleremo di team, le famiglie, i trio che si sono formati su Brawl Stars. E ve li mostrerò tutti uno per uno in modo da farveli conoscere. Mi raccomando, se ancora non sei iscritto, iscriviti a questo canale. E se lo hai già fatto, mi raccomando, attiva tutte le notifiche in modo da sapere quando esce un mio video. Mi raccomando, tanti like. Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questo video. Via col video! Oggi parleremo di tutte le combinazioni dei brawler che si possono trovare su Brawl Stars. Infatti su Brawl Stars ci sono molti brawler che hanno molto tra loro in comune. E con tutte queste informazioni possiamo quindi formare dei team da tre di vari brawler, quindi dei trio. Come ad esempio iniziamo con il trio del Selvaggio West, che è il trio formato da Spike, Colt e Shelly. Cambiamo schermata per farvi vedere meglio chi sono i tre brawler del Selvaggio West o Wild West. Eccoli qui, in pratica parliamo di Shelly qui, Spike e Colt. Entrambi hanno questo stile molto da Selvaggio West. E poi Spike inoltre è un cactus che fa parte proprio dell'ambientazione del Selvaggio West. E inoltre ci sono varie animazioni di video pubblicate dalla Supercell dove si vedono proprio questo team collaborare, e fra poco ve ne mostrerò uno. Quindi questo è il primo dei trio del video di cui stiamo parlando. Adesso ve ne mostrerò uno dopo l'altro, tutti i vari trio, le famiglie o i team che si sono formati su Brawl Stars. Il secondo trio di cui parleremo adesso è il trio Retropolis. È uno dei trio più amati dai fans di Brawl Stars, in quanto ci sono molti fan che amano Corpo, che amano Bibi e Bull. E questo trio è stato annunciato quando la Supercell ha creato l'ambientazione Retropolis. Ha creato pure un video che adesso vi mostrerò. E in questo video proprio confermava questo trio formato da Corvo, Bibi e Bull. Adesso vi faccio vedere questo video che conferma sia il trio del Selvaggio West di cui abbiamo parlato prima, sia il trio Retropolis. Questo è il video in questione di cui vi stavo parlando, il video dell'introduzione di Retropolis. Come potete ben vedere c'è Colt che fa parte del team di Shelly e Spike, come ne avevamo parlato prima, del Selvaggio West. E qui viene confermato il trio formato da Bull, Bibi e Corvo. E proprio come dicevo io, il trio Retropolis. Adesso andiamo avanti e parliamo del trio Arcade. Il trio Arcade, formato da Brock, 8-bit e Stecca. Come potete ben vedere, ci sono molti fattori di design che vanno a richiamare lo stile arcade di questi brawler. Ad esempio, se parliamo di Brock, Brock ha un lanciarazzi che richiama proprio i pulsanti del Game Boy. Non so chi di voi si ricorda del Game Boy, ma se guardate bene questi due pulsanti in alto, richiama proprio i due pulsanti del Game Boy. 8-bit richiama proprio con la forma, proprio lo stile arcade, mentre Stecca con la sua pistola ricorda un po' il gioco con le palline dove bisogna sparare e bisogna colpire i vari bersagli per poi ottenere il peluche. Non so chi di voi ce l'ha in mente in questo istante, però sì, tutte e tre fanno parte di questo stile arcade, quindi di sala giochi, possiamo chiamarla anche così, perché arcade o sala giochi è uguale. Quindi questi tre brawler possiamo confermare, o meglio ve lo confermo io, che sono i tre brawler che hanno a che fare con il trio arcade o trio sala giochi. Adesso però voglio parlarvi di un trio che è stato completato da qualche giorno. Parlo del trio messicano. Il trio di cui vi sto parlando è proprio il trio messicano formato dal primo Pocho e Ambra. Oltre ad essere stato confermato alla Supercell durante l'ultimo aggiornamento, che se voi riguardate il Brawl Talk potete vedere che Ryan, proprio specifico nella nuova ambientazione a tema di Pocho, il nuovo brawler Ambra, si sarebbe aggiunta al trio messicano formato dal primo e Pocho, quindi è stato confermato proprio dalla Supercell. Inoltre nella nuova ambientazione di gioco possiamo notare una nuova conferma su questo trio. Infatti potrete notare che c'è un palco dedicato ad Ambra dove fa il suo spettacolo con i giochi di fuoco, sta un palco centrale dove c'è Pocho che suona con la chitarra, e infine sulla destra sta il ring di El Primo. Un altro trio molto usato su Brawl Stars che piace molto ai fan è il trio dei minatori. Ecco l'immagine, il trio minatori è formato da Carl, Jackie e Dynamike. Tutti e tre, come potete ben notare dall'immagine, hanno un cappello giallo, tra cui quello di Dynamike ha una luce proprio sopra che va a richiamare proprio il cappello che usano i minatori quando vanno dentro le miniere. In più c'è Jackie con il suo martello perforante a tema, e infine abbiamo Carl con il suo carrello e il suo piccone che va proprio a inserirsi nella perfezione in questo trio a tema minatori. Ora che siamo arrivati a questo punto del video, voglio farmi una domanda. Rispondetemi qui in chat, perché siamo in Premiere sicuramente, rispondetemi in chat della Premiere, oppure quando vedrete questo video rispondetemi nei commenti sotto. Finora, quali di questi team vi piace di più? Passiamo al prossimo trio. Sono in dubbio tra trio Biology o trio Natura. Eccola qui l'immagine, il team biologico, chiamato così, fanno parte Rosa, Bea e Semino. Rosa, come in descrizione del gioco, è un'esperta botanica, può evocare cespugli in gioco e usa la forza delle piante per creare dei danni, mentre abbiamo Semino che, proprio come dice il nome, è un seme, infatti i suoi attacchi sono proprio dei germogli di foglia. E infine abbiamo Bea che usa il potere, diciamo, degli insetti. Il nome richiama l'ape, perché in inglese si pronuncia B, chiama proprio il rumore dell'ape e fa capire che comunque ha
qualcosa a che fare con le api, anche se poi le varie skin che hanno creato fanno capire che ha a che fare con più insetti come la coccinella o lo scarabeo. Quindi possiamo mettere questo trio come un trio, un team di biologi che ha a che fare con la natura e con gli insetti. Adesso ci spostiamo più verso una zona come la mia, una zona di mare, e parliamo di pirati. Ovviamente da me non ci sono i pirati, credo che ci sono pochi pirati ormai al mondo. Quelli qui i nostri pirati, il nostro trio di pirati formato da Penny, Beryl e anche Tick. Allora, ovviamente non c'è bisogno di descrivere Penny, che è completamente vestita da pirata, mentre poi troviamo Beryl con le sue doppie canne mozze e il suo cappello da capitano, stile Capitano Barbossa. Non so chi di voi ha visto Pirati dei Caraibi, mi ricordo un po' Capitano Barbossa. E poi abbiamo Tick, che in pratica rappresenta il cannone di una nave pirata e lancia delle palle esplosive verso i nemici. Questo trio va proprio a sintetizzare quelli che sono i pirati di Brawl Stars. Adesso passiamo ad un trio molto 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 famoso, perché un brawler che fa parte di questo trio è stato molto ricercato da tante persone che giocano a Brawl Stars e ancora oggi non l'hanno trovato. Parlo proprio di Leon. Sto parlando proprio del trio sciamani. Perché l'ho chiamato così? I sciamani di solito nei giochi hanno quel potere di evocare la forza della natura e degli animali. In questo caso questo team, questo trio di Brawl Stars evoca la potenza di animali mistici. Ad esempio abbiamo Bo, che usa il suo totem come gadget, quindi un totem da sciamano. In più è vestito con il cappello d'aquila, perché lui evoca la potenza dell'aquila per avere dei colpi precisi con il suo arco e poter rilevare dei nemici anche a distanza elevata. Quindi ha tutte le caratteristiche di una vera aquila. Poi abbiamo Leon, che usa lo spirito del camaleonte per potersi mimetizzare quando ci sono dei nemici nelle vicinanze e poterli colpire di nascosto senza far rumore. E poi abbiamo Nita, che usa il potere sciamanico dell'orso, infatti riesce a evocare un orso durante la battaglia che l'aiuta a sconfiggere i nemici nelle vicinanze. Adesso ditemi in chat chi di voi ha formato già questo trio. Avete già tutte e tre? In teoria Nita si trova con i primi trofei del cammino dei trofei, anche Bo si trova con il cammino dei trofei, però a metà cammino dei trofei. Invece Leon è uno dei brawler, dato che è leggendario, più rari da trovare. Non tutti tra i miei amici posso dire che hanno trovato Leon, però spero che prima o poi troverete tutti Leon. Anzi, questo qua è un mio augurio di trovare Leon nelle prossime 48 ore. Andiamo a parlare adesso di un trio misterioso formato da Tara, Eugenio e Sandy. Adesso voglio aprire un paragrafo per Sandy. Ragazzi, dovete smettere di dire che Sandy è una ragazza. Non è una ragazza, è un brawler maschio. È vero che ha un nome femminile, però il nome richiama la sabbia. Infatti in inglese sand è sabbia. Mi raccomando, da ora in poi cercate di capire che Sandy è un ragazzo. Tutti e tre questi brawler sono vestiti, diciamo, allo stesso modo. Hanno questi abiti di color viola, rosa e delle sfumature dorate, quindi possiamo benissimo collegarli insieme. Soprattutto Tara con Sandy, entrambi hanno un occhio messo proprio qua, quindi questa cosa già li collega molto bene. Quello di Eugenio invece non credo sia un occhio, ma credo sia più un simbolo che rappresenta l'emporio di Eugenio. E perché li chiamo mistiche? Perché tutti e tre i brawler usano dei poteri mistici durante il gioco. Ad esempio Tara può evocare creature magiche che curano o fanno danno ai nemici, mentre Eugenio può evocare una mano mistica che va a prendere il più lontano nemico e trasportarlo proprio davanti ai piedi di Eugenio. E poi abbiamo Sandy, che riesce ad evocare addirittura delle tempeste di sabbia. Quindi tutti e tre hanno dei poteri mistici assurdi. Lo confermo come trio mistico. Adesso parliamo di un trio a tema di qualche giorno fa. A tema di qualche giorno fa nel senso che qualche giorno fa era Halloween, quindi andiamo a parlare di mostri, o nel nostro caso parleremo del trio non morti. Un trio formato da un brawler che io odio tanto, che è Mortis, che tra l'altro è un vampiro, non so quanti di voi lo sanno, ma è un vampiro. Poi abbiamo anche Frank, che è la famosissima creatura ricreata dal nulla, quindi possiamo dire che non è un essere vivente. E poi abbiamo Ems, che invece è un misto tra una mummia e ha questo aspetto morto da zombie. Quindi secondo me è un misto tra una mummia e uno zombie che va a ricreare questo personaggio che è Ems. Inoltre questo trio è stato confermato durante lo scorso Brawloween, quindi quello del 2019, quando è stato presentato per la prima volta il santuario di Mortis, e si vedeva Mortis che parlava con Frank dentro il santuario di Mortis. E poi è stata rilasciata Ems, che tra l'altro si è venuto poi a sapere che era la nipote di Mortis. Quindi dopo aver confermato il trio dei non morti, parliamo adesso di un trio molto cute, è quello dove fa parte Jessie. Ho avuto dei problemi a scegliere il nome per questo trio. Inizialmente l'avevo chiamato famiglia meccanici, come potete ben vedere sopra, però potrei chiamarla anche famiglia di ingegneri, famiglia ingegneri, perché comunque parliamo di tre brawler che non fanno altro che creare delle torrette, ad esempio
esempio Jesse ha delle torrette che possono sparare nemici, mentre Pam ha una torretta che può curare. E infine abbiamo Iris, che credo sia un brawler creato da Jesse o da Pam o da entrambi, che può comunque usare un beep telecomandato esplosivo. Questo trio inoltre è stato confermato anche da Supercell in uno dei vecchi post messi su Twitter, dove si vedeva un'immagine dove c'era Jesse che lavorava in un'officina insieme al ciondolo di Pam, e in più stava pure Iris che camminava dentro l'officina di Jesse. Quindi hanno confermato in questo modo che questi tre brawler sono una famiglia, comunque vivono insieme, hanno tutte e tre qualcosa a che fare. Quindi questo è il trio che è stato formato da loro. Adesso parliamo di qualche trio incompleto. Iniziamo con il trio del negozio di souvenir, e quindi il negozio Gift Shop. In questo trio, che è ancora in costruzione, abbiamo finora soltanto un personaggio, che è proprio Colette. È l'unico personaggio che è stato finora rilasciato dal negozio di souvenir, che potete anche ricordare dal famosissimo video quasi horror di Star Park, dove si vedeva proprio che c'erano due persone al bancone. Quindi potrebbe arrivare una seconda brawler che fa parte del Gift Shop. Quindi ragazzi, mai dire mai, dovrebbero arrivare in teoria due nuovi brawler appartenenti al negozio di souvenir di Brawl Stars. Negozio di souvenir, il trio è incompleto perché c'è solo Colette, ne arriveranno sicuramente altri due. Passiamo avanti col prossimo trio. Il trio Snowtail è un altro trio ancora in corso, perché manca ancora uno dei tre membri di questo gruppo. Abbiamo Mr. P, che è il manager di questo famosissimo hotel di Brawl Stars, chiamato proprio Snowtail. Abbiamo anche Gelindo, che è il facchino, colui che porta i bagagli dei vari clienti nelle proprie camere. Ho pensato che il terzo potrebbe essere magari il tizio o la tizia che è messo dietro il bancone, che magari assegna le stanze e le chiavi. Potrebbe essere quello là, oppure potrebbe essere anche un inserviente dell'hotel, anche perché si vedono degli indizi su Star Park di vari inservienti. Voi cosa ne pensate invece di questo terzo personaggio che potrebbe arrivare? Ditemi la vostra sotto nei commenti, oppure qui in chat in live. Preferisco nei commenti, perché comunque rimangono e poi posso rispondere con calma. Ditemi cosa ne pensate del prossimo brawler, del terzo brawler che dovrebbe arrivare in questo trio. Cosa potrebbe essere? Che mestiere potrebbe fare secondo voi il prossimo brawler? Fatemelo sapere qui sotto, mi raccomando. E passiamo al prossimo trio, che è il trio dei supereroi. Il trio supereroi è il penultimo trio dell'elenco, in quanto abbiamo quasi finito tutti i brawler. Nel trio supereroi fanno parte Maxine ed Energetic. Molti odiano il nome di Energetic perché preferiscono Surge, ed è anche ovvio come cosa, dato che quando Surge parla in partita dice proprio Surge, non dice Energetic. Dovrebbero fare almeno una traduzione di questa cosa. Ma comunque, tornando al trio, abbiamo Maxine, che usa il potere delle bevande energetiche per correre velocissima come un flash, personaggio eroe che usa la super velocità, mentre poi abbiamo Energetic, che è più un personaggio stile Mazinga, che è un robottone che si può evolvere fino a 4 forme diverse, fino a ottenere la forma perfetta del personaggio. L'assenza di un membro in questo trio mi fa sperare in un nuovo supereroe in arrivo su Brawl Stars. Io spero in qualcosa che ha a che fare con l'acqua, io spero di vedere il prima possibile un nuovo eroe in questo trio, e spero sinceramente che sia un eroe che ha a che fare con l'acqua, una specie di Aquaman, oppure qualcosa con l'elettricità. E adesso ragazzi, siamo quasi in chiusura, perché stiamo per parlare dell'ultimo trio, o meglio l'ultimo team formato su Brawl Stars. Quanti brawler mancano? Ne mancano solo due. Infatti è un altro team incompleto, non sono tre ma sono due. Questo team è formato da Piper e Bombardino. È il team che ho chiamato trio cittadini, perché in verità non hanno dei compiti speciali particolari, sono semplicemente dei cittadini della città che svolgono dei compiti normali. Bombardino è il barista di un bar, mentre Piper è un personaggio più da casalinga, che comunque ama stare a casa, cucinare, uscire col sombrello ogni tanto a fare la spesa. I due classici brawler che amano fare la vita proprio tranquilla da cittadini. Sinceramente non ho la più pallida idea di che tipo di brawler potrebbe unirsi a questo trio. Non so che brawler potrebbe creare la Supercell, e qui magari invoco di più il vostro aiuto, perché io sinceramente non ho la più pallida idea di che tipo di brawler potrebbe aggiungersi qua. E abbiamo finito ragazzi, abbiamo finito con tutti i vari team di Brawl Stars. Spero che questo video vi sia piaciuto, perché comunque non ne parlano tutti, forse perché è anche un contenuto molto pesante da portare, o ci vogliono tantissime informazioni da raccogliere, spazio di questi problemi non se ne fa. Quindi ragazzi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate tanti like, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate di questi team che ha formato la Supercell. Non dimenticate di condividere questo video, perché è importantissimo condividere per far sapere a tutti i vostri amici cosa fa Sparks e chi è Sparks, e soprattutto tanti contenuti importanti su Brawl Stars che sono interessantissimi. Se ti sono piaciuti questi video e ne vuoi vedere altri, mi raccomando iscriviti al mio canale e attiva la campanellina sotto con tutte le notifiche. E possiamo dire che da Sparks è tutto, ci vediamo alla prossima, bella!